0, pi over 6, and more than next one to know is pi over 4. Then pi over 3 and pi over 2 are all of the radians I'll tell to you. Our response circumference is pi times 2. Oh, 30, 45, 60, 90. That's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90. That's why I love unit circle trigonometry. The x's are 1 square root of 3 over 2, horizontal they must be. Square root of 2 over 2, and next are 1 half and 0, the stately x. Secretly the cosine brothers call me next. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Linux Day è una manifestazione a livello nazionale organizzata dall'Italian Linux Society per la diffusione del software libero e in particolare Linux. E la programmazione di questa mattina è rivolta alle scuole superiori, visto che è anche l'argomento principale di quest'anno, ovvero una didattica libera a tutte le scuole. Siamo arrivati alla 10ª edizione del Linux Day, edizione non solo nazionale ma anche pisana. Sono 10 anni che cerchiamo in qualche modo di fotografare, di raccontarvi che cos'è Linux, ma anche di raccontare Linux da altri aspetti, dal punto di vista allegro, divertente, per esempio attraverso le sagre del software libero, ma anche attraverso seminari molto tecnici che abbiamo cercato in questi 10 anni di raccontare. Sicuramente c'è stata un'evoluzione sia di Linux ma anche di tutti gli utenti che nel tempo hanno iniziato a utilizzare Linux, a conoscerlo. Sicuramente speriamo che in futuro la comunità Linux crescerà, diventerà sempre più grande ed importante. Mi viene in mente una frase di Gandhi, una frase molto famosa, quella in cui lui dice: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. E oggi probabilmente, se siamo qui, sicuramente abbiamo vinto come comunità grande, come comunità che è in fase di espansione e che sicuramente nel futuro riuscirà a coinvolgere sempre più persone. 0, 1 half and square root of 2 over 2, that's why I'm telling you. Square root of 3 over 2 and 1, sine is the height at any radian. Plus the square root of 4 over 2 is 1. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Oh, 30, 45, 60, 90, that's why I love unit circle trigonometry. Okay, I'm sorry, are we serious now? Ho voluto portare i miei studenti qui a Linux Day perché sono insegnanti di sistemi e per me era importante che loro conoscessero, vivessero in prima persona una presentazione di un sistema operativo e anche la piattaforma Arduino per sviluppi in hardware e così via. Però per quanto riguarda la traccia degli istituti tecnici industriali, che abbiamo qui uno studente, abbiamo fatto vedere l'ambiente di Linux, in particolare la distribuzione Ubuntu, quelli che sono i programmi diciamo più utilizzati dai ragazzi, quindi lettore MP3, riproduzione video, poi un po' di internet, Facebook e che, e poi diciamo dei talk per quanto riguarda la parte hardware e software, quindi un po' di programmazione in C e un po' di microcontrollori. Sì, ci ha fatto vedere insomma che è un po' più semplice rispetto a Windows, che è veloce, quindi non ha bisogno di antivirus, insomma tante cose. Poi ci ha mostrato un po' la parte grafica, un po' questi effetti per invogliarci a, insomma, a scaricarlo, a utilizzarlo. Insomma sì, è stato interessante, sì, un bel lavoro, complimenti. Grazie. Now there are 3 other quadrants to the unit circle that is in your view. I'm not going to sing them, you can work them through. And while you are doing that, I'll say to you, our cosine is x, and our sine is y. So we all have unit circle trigonometry. Our cosine is x, and our sine is y. So we all have unit circle trigonometry. Nel pomeriggio invece verranno organizzati dei talk speciali di vari argomenti riguardanti il software libero in generale e Linux nello specifico per semplici persone oppure anche addetti ai lavori. Avremo ad esempio la traccia generale, una traccia più professionale e una traccia tecnica per persone che già utilizzano Linux e ne fanno uno strumento di lavoro. Thank you.
sono studente del primo anno di matematica qui all'Università di Pisa ed è ormai qualche anno che faccio parte del GULP e qualche anno che do una mano a organizzare il Linux Day in particolare. Provo a dare una mano all'help desk che avete visto prima, credo, e in cui persone vengono con problemi più o meno complicati da risolvere. C'è chi viene per farsi installare Linux perché ne ha sentito parlare e lo vuole provare, c'è chi viene perché magari ha un problema più complesso, sa già usare Linux e diciamo fa troubleshooting con altre persone che hanno un minimo di competenza in comune. Civis è un gruppo multidisciplinare che quindi unisce le competenze in campo biologico, chimico, fisico, matematico e grafico per ottenere una visualizzazione scientifica all'avanguardia di processi di piccola e piccolissima scala, quali possono essere il movimento di proteine all'interno della cellula, lo svolgimento delle loro funzioni e via dicendo. Il legame che abbiamo con il Linux Day, organizzato dal GULP di Pisa, è il fatto che utilizziamo software libero, e cioè il programma di visualizzazione 3D Blender. È un programma molto versatile, già largamente utilizzato in grafica, in visualizzazione 3D, e che è stato plasmato e sviluppato in maniera da orientarsi proprio per avere scene tipo questa, che è una proteina, sembra niente, ma invece immagini microscopiche non ce ne stanno. Immagini da microscopio non ce ne sono.